Lei oggi è qui per presentare Andrea Giampietro. Innanzitutto le chiediamo, che poeta è Andrea Giampietro? Ma guardi, io l'ho scoperto recentissimamente e sono rimasta colpita, e cosa straordinaria, non saprei dirle esattamente il perché. Perché, come diceva molto bene Goethe, se vuoi sapere che cosa c'è in un barile di vino, non devi berlo tutto, devi sentire il profumo, avere un'impressione generale di simpatia o non di simpatia, e quindi questo è già molto. E difatti, quando lui mi ha proposto di presentarlo una prima volta, di andare in un negozio d'arte, dove io ho detto di sì senza pensare, ma che stai facendo? Stai perdendo mezza giornata? Ho detto vengo, e difatti mi ha fatto piacere andarci. E così lo stesso oggi, a distanza di un mese, si è ripresentata questa opportunità di dire due parole su di lui, e sono qui a farlo molto volentieri. Devo dire che lui non è soltanto un poeta, ma è un appassionato di poesia, e in particolare di poesia francese. Io sono una francesista, sono, diciamo, mezzo sangue francese culturalmente parlando, e quindi ho letto con la stessa attenzione le sue poesie e le sue traduzioni. Lui veramente è un essere puro che scrive perché crede nella poesia, e questo è già moltissimo. Oltretutto scrive bene, si è fatto una vera e propria cultura di poesia francese attraversando quella zona infuocata e straordinaria che è il simbolismo, che è anche la mia zona, diciamo, la mia terra di coltivazione, no? E certo, a guardar bene, anche Dante e Petrarca erano dei simbolisti, ma non nel senso in cui la parola simbolismo è stata finalmente